Gli ultimi weekend ci eravamo abituati bene perché avevamo avuto un paio di weekend con tutti e tre gli appuntamenti, Superbike, MotoGP, Formula 1. Questo weekend ci hanno lasciato meno, ci hanno lasciato più liberi perché fondamentalmente l'unico evento del weekend è stata la Formula 1, Formula 1 dove si è corsa a Miami. Tra l'altro credo, così da quello che ho visto, che non c'è mai stata così tanta gente, diciamo, famosa, conosciuta ad un gran premio, cioè praticamente c'era tutto il mondo. Allora Marco, sì, è stato chiaramente il circus ci sta abituando a questo tipo di spettacolo. È stato, io per quanto mi riguarda lancerei un po' il velone subito diretto, così. È chiaro che questa non è stata una gara di Formula 1, questo è stato soltanto uno spettacolo che hanno voluto ricreare per tutta la quantità di business, di soldi che ci stanno intorno, perché mi hanno spiegato, stavo parlando con il nostro Maglielone l'altro giorno, stava dicendo che per andare a vedere questa gara i prezzi dei biglietti, i prezzi delle cose sono saliti a cifre esorbitanti. Pazzesco. Eppure la gente solo per andare a vedere questo evento, che sì, di sportivo c'è sta qualcosa, ma fino a un certo punto è puramente uno spettacolo, spende delle cifre esorbitanti. E questo, l'introduzione secondo me di questa Miami, di questa pista, che abbiamo tante di piste belle nel mondo, a mio parere è una pistaccia, perché a me sinceramente io non ci girerei neanche, cioè dice Miami ha bella pista, come fai di bella pista? Chi c'ha di bello? Sì, effettivamente una pista piatta di bello c'ha, che c'hai, che stai in mezzo alla città, chiaramente c'è uno stadio in mezzo alla pista, ma è soltanto roba che per fa spettacolo. Sì, una classica americanata, se possiamo dire, perché è pazzesco. Hanno creato quell'acqua finta. Non so se hai visto, c'è l'American Dream, l'acqua finta. C'è l'acqua finta a spiaggia, le barche finte, hanno creato una cosa pazzesca e chiaramente sì, come dici tu, è stata più che altro una grandissima operazione di business che ha attratto tantissimo pubblico, sicuramente incassi pazzeschi, però oggettivamente anche a me quella pista, cioè veramente di bello ci ho visto poco. Un drittone infinito, c'era quella frenata pazzesca alla fine del drittone che ha messo in crisi parecchi piloti, forse l'unico punto veramente complicato della pista, perché quel super rettilineo, poi la staccata, parecchi arrivavano lunghi, però escludendo insomma qualche punto non è sicuramente una grande pista. E poi purtroppo è la classica pista che crea i soliti problemi che vediamo, perché più le piste hanno i muri, più le piste hanno questo tipo di configurazione, e più a ogni incidente c'è il rischio di virtual safety car, gare completamente ribaltate. Io veramente questa Formula 1 allora vai. Io sto facendo proprio una riflessione, una riflessione proprio questa notte prima di andare a dormire, no? Sì, mi sono chiesto mo, forse Hamilton, vabbè, dopo pure la batosta dell'anno scorso, ma adesso Hamilton per citarne uno, non perché Hamilton, sì, ma tu Hamilton, che per carità Hamilton sappiamo che nella vita è uno che ama fare spettacolo, ama situazioni di spettacolo, per carità, ma tu Hamilton a livello sportivo, che comunque il livello sportivo ti è sempre una cosa, sempre restata dentro, no? Vedi una gara del genere che si ripropone ogni weekend, dove la tua strategia, il tuo livello sportivo, tutto il lavoro che fai è dato al caso, perché poi chiaramente entra virtual safety car. E le piste che ti vanno a mettere sono piste dove per forza entra virtual safety car, perché come fai una pista del genere a non entrare la safety car? Impossibile. Allora è già deciso, tra l'altro ragazzi, mo adesso proprio per citare Twitch, YouTube, i social vari. Sì. L'altro giorno stavo guardando il video del caro buon vecchio Nasca, che piace a tantissime persone, io non sono un fan pazzesco, però spesso mi guardo comunque i video. Sì. E lui stesso si è lamentato perché probabilmente ha fatto una gara con le Legend, auto di un campionato, insomma, di un format molto figo, il campionato di automobili. Ha fatto due gare, la prima l'ha vinta dove è partito, mi pare secondo, ha passato il primo, e poi ha fatto per più di metà gara sono stati dietro la safety car, e la gara è finita con la safety car per più di metà gara. Pazzesco. Quindi ha vinto una gara così. Alla seconda gara
gli hanno detto: vabbè, senti, adesso i primi sei hanno la griglia invertita, ne ha passati tre, poi probabilmente aveva il passo per passare pure quegli altri due che c'era davanti, safety car, e la gara rifinisce una volta con safety car e bandiera rossa, e Pazzesco. più di metà gara. Allora, quello è un campionato minore e vabbè, posso succedere quello che ti pare, ma succede lì. E lui stesso ha fatto: guarda, io devo dire a livello sportivo, fare una gara, vincere con la safety car e perdere probabilmente per la safety car è qualcosa che mi fa vomitare. Sì, sì, In sì, Formula sì, 1 dovrebbe essere, ci sono gli ingegneri più forti del mondo, la tecnologia che sta in Formula 1 non sta neanche nella NASA. sì. Sì. Stiamo parlando proprio del massimo del massimo. Questi sono tutti preparati, i piloti che rischiano la vita, fanno quello, quello e quell'altro, e poi che fa? Entra la safety car perché la pista, Sì. cioè, c'è i muri. Andiamo sulla classifica. Eccola qui, se ce la manda la regia. Eccola qui. Abbiamo, come possiamo vedere, Leclerc 104, Verstappen a meno 19 con 85 punti. E poi eccolo Inizia a lì. farsi Eh sentire, eh. sì, 19 punti significa che comunque Leclerc già non può permettersi un errore, perché insomma, ancora un margine di un paio di gare se arriva secondo, però non può permettersi errori perché chiaramente andare a perdere. Tanto vediamo, Lollo ci dice: eppure all'inizio stagione ci avevano presentato una Formula 1 rinnovata con più sorpassi e competitività. Secondo voi ci hanno preso in giro? Perché le prime gare erano state vincenti. Allora, Io ho una mia vai, opinione e poi vai, la dico. vai, vai, no, vai prima tu, dai. Allora, il discorso qual è? Che come linea teorica quello che ci hanno detto è vero, ma il discorso è un altro, che di questo ne ha parlato anche Hülkenberg, che attualmente fa il terzo pilota della Aston Martin, ed è anche collaudatore dell'Aston Martin attualmente, comunque ex pilota di Formula 1 professionista. E poi all'inizio l'anno scorso ha fatto delle gare al posto di Vettel, Sì. c'era il Covid. Sì. Sì, Comunque, per farla anche breve, quest'anno Hülkenberg ha fatto la prima serio? gara al posto di, Perfetto. sì, di Vettel. Per farla breve, Hülkenberg ha detto: sì, il regolamento è giusto, adesso partendo da zero è così come dice il regolamento. Già fra 2 mesi, e questo l'ha detto quando ancora non era partita la Formula 1, già fra 2 mesi gli ingegneri che ci sono nella Formula 1 avranno già ricreato lo stesso palcoscenico dell'anno prima, sfruttando altre cose, e la situazione in gara fra le auto, la pista e tutto sarà tale e quale. Questo ha detto Hülkenberg. Addirittura Hülkenberg ha detto: se adesso ci sono 7 decimi a giro di più, vedrai che già a metà stagione nelle piste si girerà come l'anno scorso e forse si andrà ancora più forte. Quindi quello che tu dici, Lollo, secondo me è vero, ma non è una presa in giro. È che i regolamenti, per quanto li possono stravolgere, o cambiano completamente la categoria, ma in tutto e per tutto, o non che l'aerodinamica sopra e poi usano il sotto, cioè alla fine è uguale, in un modo o nell'altro si ritorna. Se i regolamenti sono sempre stati, soprattutto poi nell'ambito Formula 1, che si cerca veramente il pelo su ogni cosa, si trova il modo per, come posso dire, per aggirare il regolamento. Non basta questo che hanno fatto, non basta, non Sì, basta. guarda, anche io la penso così, cioè non è un fatto tanto di presa in giro, perché comunque queste macchine un minimo di facilità in più al momento a rimanere in scia lo hanno sui pezzi misti, c'è meno impossibilità di rimanere abbastanza vicino al pilota che hai davanti, cioè mentre l'anno scorso era una cosa veramente inguardabile, nel senso che su qualunque pezzo misto tu non potevi stare in scia di un altro pilota, cioè ti ritrovavi a perdere in un attimo, anche se eri nettamente più veloce, perdevi un secondo in un attimo. Quindi poi dovevi fare di tutto per rimanere entro il secondo per poi poter aprire l'ala. Quest'anno è un po' più facile, quest'anno c'è un po' più di facilità. Poi resta il fatto che i sorpassi vengono comunque fatti quasi tutti grazie all'ala mobile. Quindi se non avessimo l'ala mobile staremmo comunque in una situazione in cui dei sorpassi se ne vedrebbero pochissimi. E però qualche piccolo passo avanti c'è stato. Il problema è che poi torniamo sempre alle stesse cose. Le piste sono tutti circuiti cittadini, quindi alla fine lo spettacolo lo fanno la safety car, come questa volta, che è una cosa che a me proprio, guarda, non è una cosa che non riesco a sopportare questa, cioè vedere i risultati di gara totalmente ribaltati.
alla fine, nell'arco della stagione, è facile che si compensano gli episodi a favore e a sfavore. Però mi dà fastidio il fatto che la singola gara, tu ti sei costruito una gara in un certo modo, con una buona qualifica. Il caso di Hamilton in questa gara è eclatante. Cioè Hamilton si è costruito una, ha fatto una buona qualifica, si è costruito una buona gara, aveva avuto un bel passo. E a un certo punto ti ritrovi un Russell, pilota bravissimo, l'abbiamo detto, e tutto quanto, che però, partito dodicesimo, aveva sbagliato la qualifica. Ha fatto una tattica sperando sulla safety car e alla fine ti ritrovi il pilota che ti supera. Tra l'altro con gomma nuova Russell era passato, Hamilton con la dura già usurata era riuscito a risuperarlo. Poi ovviamente il vantaggio di gomma di Russell. Beh, sicuramente il talento di Hamilton, ragazzi, nonostante il periodo sicuramente non dei migliori per me, ma forse anche per Hamilton, che comunque l'anno scorso ha finito un campionato, come sapete bene, che è finito in quella maniera. Sicuramente non stiamo parlando dell'Hamilton più in forma di sempre e soprattutto della Mercedes migliore di sempre, però ha dimostrato con poche cose che è ancora un pilota che fa veramente la differenza. Sì, 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 no, è un pilota pazzesco, insomma, penso sia veramente, metterlo in discussione penso che sia veramente impossibile. E vorrei sentire adesso tutti quelli che dicono: ah, ma Hamilton tutte le volte gli episodi a favore suo, vorrei sentirli. No, adesso. Ma continuano a esserci, questi sì, ancora sì, raccontano, sì. Narrano, che cosa vi narrate? Che cosa vi narrate? Ma che cosa state dicendo? Intanto Big Bonnie, grande Big Bonnie, grandissimo, ci saluta. Eccolo Bonnie! Grande Bonnie, grande Bonnie, un piacere. E niente, ragazzi, dicevo, presto manderemo anche una gara delle Truia Racing Team, faremo un commento, manderemo degli highlights anche probabilmente sul canale di Motorero. Bene, 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 ottima, ottima news. E niente, stavo dicendo, sì, effettivamente, non so, vorrei sentirli adesso, quelli, i vari esperti, se così vogliamo chiamarli, che criticano Hamilton. Insomma, in questo inizio di campionato penso che di cose, no, che Hamilton ha avuto fortuna, no, Hamilton doveva, gli altri sono più veloci, Hamilton cosa, Hamilton non si discute, non si discute. Quindi praticamente questi che lo dicono sono quelli con gli occhiali da sole, sono quelli che dicono ste cose, sarebbe la al bar, capito? Al bar, sì, sì. E niente, sì, no, Hamilton è veramente, veramente un fuoriclasse assoluto, un pilota che ha vinto 7 mondiali, poteva averne vinti almeno 9, l'abbiamo detto più volte qui. Se non 10, esatto. E insomma, no, in questo inizio di stagione le cose non gli stanno andando bene. Comunque, come abbiamo visto, poi la sua situazione di classifica è abbastanza critica. Certo, Bonnie, certo, Bonnie. Se il buon gioco GT7 permette le condivisioni, esatto, perché al momento con GT7 è impossibile fare condivisioni a quanto pare delle gare. Vabbè, speriamo che risolveranno. E niente, quindi sostanzialmente dicevamo sul discorso Russell, penso sia un ottimo pilota, non credo, come stavo dicendo, che sia inferiore a Leclerc e a Verstappen, cioè uno che messo in quelle condizioni lì si giocherebbe il mondiale, questo è fuori discussione. Credo che sia appena appena dietro a Hamilton, che penso che tu la pensi come me, è comunque l'unico ancora leggermente avanti agli altri come... Io penso questo, poi magari posso sbagliare, ma penso questo che stai dicendo. Sì, 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 assolutamente. Parlando di un attimo di Gran Turismo, purtroppo le condizioni attuali delle varie auto stanno un po' mettendo in crisi le prestazioni di The Hammer. Perché? C'è una Scirocco che sta facendo veramente fatica. Scirocco sta facendo molta fatica, il bilanciamento delle prestazioni è totalmente a sfavore e quindi è un momento critico per The Hammer, però vedremo gli sviluppi, perché ancora è tutto da capire. Quindi non è ancora morto The Hammer? No, non è ancora morto, anche se stanno cercando in tutti i modi di abbatterlo. Ma non è ancora finito. Ok, poi ultima parentesi e torniamo sul discorso Formula 1. Vai. Vorrei sollecitare Maglieroni a entrare nella nuova casa in modo che poi col simulatore potrà entrare a far parte della DZM eSport. Ah, questo sarebbe veramente veramente fantastico, veramente fantastico, perché poi è un appassionato, quindi
quindi penso molto che molto veloce. Un paio di volte l'ho fatto provare sul simulatore e ha dato subito bei segnali. Bene, bene, no, no, interessante, interessante. Allora, va bene, torniamo alla Formula 1. Torniamo sulla Formula 1. Allora, riandiamo un attimo sulla classifica, perché dicevamo Russell quarto in classifica, impressionante. E grande Giulio, intanto salutiamo grande Giulio. Giulio. Grande Giulio. E aspetta, l'ho detto, che ne dite della Ferrari? Sono un'illusione di vittoria delle prime gare, alla fine Verstappen farà il bis mondiale? Questa è una guarda, bella domanda. Diciamo anche che la Ferrari si è trovata di punto in bianco a essere competitiva dopo anni e anni dove non era stata fatica. Con questa maniera. Sì. È chiaro che ragazzi, Red Bull è una macchina che comunque nel corso degli ultimi anni è sempre stata al vertice, e quando non è stata completamente al vertice ci ha messo poco per tornarci. Quindi sicuramente è un team che lavora bene, è un team che sarà sempre al vertice in questo momento, quindi io non mi preoccuperei tanto. Comunque la Ferrari è una macchina competitiva, comunque hanno fatto il secondo posto. Il mondiale se lo posso ancora giocare e stanno ancora a inventare la classifica. Sì, effettivamente in relazione a quello che stavi dicendo, che la Red Bull o è stata al vertice o comunque sempre stata lì, effettivamente pensandoci è impressionante quanti anni sono che la Red Bull, con tutti i cambi di regolamento, comunque o è la miglior macchina o è una delle prime due. Perché la Red Bull, già nell'anno in cui vinse Jenson Button, cioè il 2009 se non sbaglio, con la Brown GP, la Red Bull era la seconda macchina. Perché Vettel, se non sbaglio, chiuse secondo in classifica addirittura alla fine, vinse le prime gare. E poi ha fatto i 4 anni di fila del con i mondiali vinti da Vettel. Poi c'è stato il periodo Mercedes in cui comunque la Red Bull è sempre stata o la seconda o la terza macchina. Qualche piccolo periodo terza dietro alla Ferrari, quando c'era Vettel che si giocava il mondiale, ma è impressionante quanti anni sono che la Red Bull sta sempre lì. Cioè la Mercedes, sì, ha fatto degli anni di dominio assoluto con Hamilton e l'anno di Rosberg. Però gli anni della Red Bull non lottava per il mondiale. E adesso che sono cambiate le regole, almeno in questo momento è la terza macchina, ma con un distacco enorme su Ferrari. Quindi la Red Bull è veramente, questa cosa che hai detto ha fatto riflettere sul fatto che la Red Bull è veramente impressionante da questo punto di vista. Riesce sempre ad adeguarsi alle varie situazioni, alle varie regole, sta sempre lì, sempre lì. Io penso che il marchio Red Bull oggi, chiaramente, già da qualche anno, penso anche uno dei marchi che abbia più ricchi che ci siano in circolazione, quindi anche sicuramente un po' questo li aiuta. Sì. E tutte le case anche automobilistiche che l'hanno affiancata, perché prima ricordiamo che c'aveva Aston Martin, adesso c'ha avuto Honda, comunque marchi celebri sì. di questo sport, alla fine hanno tirato fuori sempre grandi frutti. Ma io in relazione comunque, in relazione alla domanda che ci faceva Lollo, no, non credo comunque che sia un'illusione, credo che comunque non è che la Ferrari può vincere il mondiale come vincendolo, dominandolo, insomma, cioè nelle prime gare c'era un bel vantaggio di Leclerc effettivamente, anche nella gara in cui è arrivato secondo, però probabilmente senza quella bandiera gialla che gli ha impedito di aprire l'ala, probabilmente avrebbe vinto anche quella. Poi da Imola si è iniziato a vedere una Red Bull più competitiva. Dalle ultime due gare la Red Bull è stata più veloce, però credo che sia un po' così. Io credo che tra Red Bull e Ferrari il livello complessivo sia molto simile, a seconda delle piste potremmo vedere un leggero vantaggio per una o per l'altra. Penso che comunque la Ferrari se la giocherà assolutamente, anche perché come affidabilità al momento la Ferrari è nettamente migliore della Red Bull. La Red Bull purtroppo ha avuto anche questa gara qui, Perez a un certo punto, c'è stato un momento che ha perso potenza la macchina, poi gli hanno fatto resettare un sensore da quello che ho capito e la macchina ha ripreso ad andare, ma ha perso 5-6 secondi a un certo punto, perché sul rettilineo sostanzialmente ha perso potenza.
E ha sempre questi piccoli problemi la Red Bull. Comunque Verstappen finora ha fatto 3 vittorie e 2 zeri. E 3 vittorie e 2 zeri per problemi tecnici. Perez la prima gara ha avuto, gli si è spenta la macchina all'ultimo giro, mentre la Ferrari finora di problemi tecnici non ne ha avuti. Cioè i 2 zeri di Sainz sono stati perché al primo giro uno ha sbagliato lui, uno è stato preso da Ricciardo. E Leclerc, l'unica gara in cui non è arrivato davanti è stata quella in cui ha sbagliato a Imola e poi è arrivato sesto. Sicuramente sono delle piste dove la Ferrari va più forte della Red Bull e viceversa. Esatto, esattamente quello che penso anche io. Cioè penso che comunque la Ferrari quest'anno se la gioca. Chi potrebbe spostare gli equilibri sostanzialmente è la Mercedes. Che se la Mercedes riesce a tornare, allora può diventare un problema, può diventare un altro avversario. E la situazione potrebbe diventare anche più interessante, forse, perché adesso comunque... Io comunque, la cosa che mi sorprende di più, Marco, è sì, la tranquillità dei piloti Mercedes, tra i quali Hamilton. Sì. Perché non lo vedo per niente nervoso. Cioè, loro, secondo me, hanno molta fiducia. Io continuo a credere che qualcosa arriverà e le cose piano piano cambieranno. Allora, intanto Lollo fa una sua lettura, dice: il vantaggio della Red Bull si chiama Verstappen, un fuori categoria, vero fuori classe. Leclerc solo buon pilota, Vettel era un'altra cosa. Non so se vuoi rispondere tu, io non sono completamente d'accordo. Io non sono completamente d'accordo. No, neanche io. Sono sincero. Perché Verstappen, che sia un talento, è chiaro al mondo. Sì, questo... Sì, però Leclerc e tutto il resto non sia a quel livello, secondo me. Ma soprattutto che Vettel era un'altra cosa rispetto a Leclerc, io non sono d'accordo. No, io Vettel non sono d'accordo. Ricordiamo sempre che il primo mondiale che vinse con Red Bull era un mondiale che aveva vinto Webber. Sì, il primo e anno. Poi sì, la Red Bull ha imposto la vittoria di Vettel per questioni di marketing e basta. Gli altri 3 anni dove Vettel ha vinto, chiaro che un pilota che vince qualcosa deve saper fare, non voglio dire che Vettel è nullo. Però era un dominio Red Bull pazzesco. Webber poi si ritirò, cambiò aria. Quando arrivò Ricciardo già con Vettel fece un attimo capire un po' la situazione. Poi sì, c'è stato anche l'anno Ricciardo Max Verstappen, però anche lì insomma, gli equilibri si sono spostati verso il pilota giovane. Cioè Red Bull ha sempre mandato le cose in questo senso. Ha sempre voluto far vincere subito i piloti, perché secondo me la Red Bull rispetto ad altri marchi c'ha più il fattore che la macchina deve essere devastante più che il pilota, e quindi far vincere i piloti all'esordio, piloti che hanno poca esperienza, danno grande valore al marchio. Sì, ricordiamo che comunque Ricciardo adesso, anzi andrò anche a prendere le classifiche degli anni di Ricciardo e Verstappen insieme. Ricordiamo che Ricciardo credo che non abbia mai vinto in nessun anno meno gare di Verstappen. Credo che come vittorie abbia sempre fatto lo stesso numero. Sì. Quindi Ricciardo non è che ha perso totalmente la sfida con Verstappen. Cioè Ricciardo era un pilota in qualifica. Verstappen c'è stato un lungo periodo che non riusciva a fare nessuna pole. Intanto Mauro Aiello, lo salutiamo. Mi ha chiesto e chiede se Vettel era superiore. Ciao Mauro. Ciao Mauro. E dicevo, c'è stato un lungo periodo, ricordiamo che Verstappen, se non sbaglio, statistica che cito a memoria per cui potrei sbagliare, ha fatto le prime 7 vittorie in Formula 1 o 6 vittorie senza mai aver fatto una pole, ed era un record, cioè il pilota con più vittorie a non aver mai fatto una pole. Poi si è sbloccato. In quel periodo lì Ricciardo le sue pole invece le faceva, cioè quindi in qualifica Ricciardo spesso comunque riusciva a fare meglio. Insomma, Ricciardo non ha perso totalmente la sfida con Verstappen. Poi c'è stato l'ultimo anno in cui la Red Bull ha chiaramente puntato tutto su Verstappen. Ricciardo si sapeva già che sarebbe andato via. Comunque Ricciardo è sempre stato un avversario importante. Per quanto riguarda il discorso Vettel-Leclerc, anche io su Vettel purtroppo che sia un vero fuoriclasse. Ok, Lollo ci dice mio personalissimo pensiero, assolutamente va bene, insomma, rispettabilissimo. Però io sul fatto che Vettel sia un vero fuoriclasse, purtroppo anch'io ho i miei dubbi, nel senso che sì, ha fatto un record della storia della Formula 1, che è un record importantissimo, cioè le 9 vittorie consecutive, lui
l'ultimo anno che ha vinto con Red Bull ha fatto 9 vittorie consecutive che non c'è mai riuscito nessuno nella storia della Formula 1. E come tutti i record vanno rispettati, perché insomma vincere 9 gare di fila, tutto il vantaggio tecnico che vuoi, è comunque una grandissima impresa. E quello è un record, non c'è riuscito Hamilton, non c'è riuscito Schumacher, non c'è riuscito nessuno. 9 vittorie di fila sono tante. Però esatto, poi è arrivato Ricciardo l'anno dopo, Ricciardo ha vinto 3 gare e Vettel non ha vinta neanche una, cioè lì c'è da riflettere. Maglierone dice: secondo me Max superiore, ma ricordiamoci il dottor Marco, sì, si arrabbiò in Messico perché Daniel prese la pole alla fine su Max. Esatto, si arrabbiò. Helmut Marco si arrabbiò. Esatto. Sì, ma all'ultimo periodo c'era chiaramente un clima Red Bull che volevano assolutamente puntare tutto su Verstappen. Ma Oraiello dice: no, era per capire, perché per me ad esempio Vettel è solo un buon pilota, senza quella Red Bull era grasso se avesse fatto qualche vittoria in carriera. Sinceramente la storia sta più sul mio punto di vista. Sì, anch'io sono più d'accordo con questa visione, cioè penso che Vettel abbia fatto delle grandissime cose in un momento però in cui aveva un gran vantaggio tecnico, e purtroppo è uno che non è sempre stato più veloce dei suoi compagni di squadra, e poi è sempre quello il termine di paragone. Cioè Hamilton, per fare un paragone, è indubbio che abbia avuto un gran vantaggio tecnico per tanti anni, ma è sempre stato più veloce dei suoi compagni di squadra, e quindi quel vantaggio, compreso l'anno di Rosberg dove comunque ha vinto più gare Hamilton quell'anno, e quindi sicuramente non è stato più lento di Rosberg. Vettel purtroppo no, perché Vettel l'anno che è arrivato Ricciardo è andato più piano di Ricciardo. Gli anni in Ferrari, quando è arrivato Leclerc è andato più forte, l'anno che... Scusate, è partito un suono. E dicevo, l'anno che con Leclerc, l'ultimo anno, Leclerc è andato più forte di Vettel, almeno come acuti. E quindi viene il dubbio che non sia proprio un super fuoriclasse. Quindi secondo me anche io sono più su questa. Ricordiamo che l'anno in cui ha buttato un mondiale a Hockenheim, quella Ferrari, perché gran parte della stagione era superiore alla Mercedes. Vero, vero. È anche vero che Hockenheim, diciamo, è stato il momento in cui è cambiata la storia di quel mondiale. Però poi, dopo Hockenheim, Hamilton ha dominato. Non si è mai capito se perché la Ferrari nel frattempo ha perso prestazioni rispetto a Mercedes o se perché Vettel ha avuto proprio un contraccolpo psicologico. Però quella gara lì è stata la gara che ha un po' cambiato l'andamento di quella stagione e della carriera di Vettel, perché Vettel da quell'incidente lì, ragazzi, non si è più veramente ripreso. Quell'incidente lì di Hockenheim è stato veramente un momento in cui è cambiato molto. Maglierone lancia un polverone alla Feffo: che ne pensate di Alonso? Ecco, Alonso era un altro di quelli di cui volevo parlare. Tu hai qualche... Grazie per la domanda, Matteo. Sì. Per me entrambe, allora, le cose, dicevo. Ok. Vai. Fernando Alonso, chiaramente, questo è il mio punto di vista, ragazzi. Sì. Ognuno può pensarla come vuole. Secondo me ottimo pilota, ma non fuori classe. Allora, secondo me rientra nella cerchia dei top rider Formula 1, anche odierni, sono sincero, secondo me ancora è forte. Però lui, io non lo so, questa è la mia sensazione, ancora nella testa c'ha sta rivalità ancora con Hamilton, nonostante magari adesso non ha i mezzi per competere. Io lo vedo anche in pista, ogni volta che c'è un sorpasso e magari lui chiaramente non c'ha neanche i mezzi per stare alla pari con Hamilton, lo vedo sempre un po' nervoso, sempre che vuole mettersi sempre là a cercare di ingarbugliare la gara a Hamilton. Per me ancora non gli è passata sta cosa. Sicuramente è stato, secondo me è stato comunque un top rider, uno dei top rider, però se vogliamo parlare fuori classe puro, per me ne esiste solo uno e sapete chi è: Lewis. Quindi guarda, io su Alonso devo dire che negli ultimi anni una cosa che ho notato di Alonso, anche un po' tu l'hai accennato, è che lui probabilmente, anche per il fatto di non avere più una macchina all'altezza,
Però fa delle cose in pista che a lui gli vengono perdonate perché poi lui la butta un po' sulla simpatia con i team radio, ma fa delle cose in pista, ragazzi, che sono abbastanza al limite della correttezza. Cioè, non c'è una gara dove non vedi Alonso che taglia una curva, tira la staccata al limite, non riesce a frenare, tira dritto. Intanto qui Maglierone dice: secondo me ottimo pilota, ma non un fuoriclasse, solo Solo Lewis. Lewis, su quello sono Su d'accordo. quello sono d'accordo. Intanto ho trovato la classifica del 2016 di Formula 1. Se ce la manda la regia un attimo, proprio su quel discorso che stavo dicendo. Eccola qui. Come potete vedere, Ricciardo, compagno di squadra di Verstappen, Ricciardo arriva terzo nel mondiale e Verstappen arriva quinto. Questo è stato il primo anno quando Verstappen, in realtà, qui vediamo le prime quattro gare di Verstappen, queste lui stava in Toro Rosso. Da questa gara qui, che poi lui vinse. La prima gara in Red Bull, passò in Red Bull. Però, a parte la vittoria all'esordio, poi ha fatto 4 secondi posti. Mentre se andiamo a vedere Ricciardo ha avuto una costanza pazzesca, una serie di podi, una vittoria. E Ricciardo ha fatto terzo in classifica quell'anno. Ora, è vero che le prime 4 gare Ricciardo aveva la Red Bull, Verstappen la Toro Rosso, però qui la sfida l'ha vinta Ricciardo. Allora, Mauro Agnello dice a Maglierone: ti dico la mia, Alonso è uno dei top assoluti e ti dirò di più, la Ferrari ha sofferto tanto, tanto l'avere Alonso. Nel senso che negli anni dove ha lottato i mondiali in Ferrari, essendo una spanna sopra e riuscendo a colmare il gap con gli altri, non ha fatto rendere conto alla Ferrari di essere così indietro. E gli anni successivi se ne sono accorti. Poi Maglione dice: unico pilota a vincere in ogni stagione in cui ha corso. Questo è un dato eloquente. Parla di Hamilton, Parla di chiaramente, quindi. Hamilton. Intanto, sempre chiedo alla regia se mi manda un'altra classifica. Esatto, questa è la classifica dell'anno dopo. Questa neanche me la ricordavo, ma anche l'anno dopo Ricciardo è arrivato davanti a Verstappen. Quindi, ragazzi, occhio a dire Occhio a che. quello che dite, occhio a quello che Occhio a dite, dire, perché io occhio. infatti me la ricordavo questa cosa. Cioè, Ricciardo la sfida con Verstappen non l'ha proprio persa, ragazzi. Allora, regia, date un attimo su di me. Vai. Allora, dovete capire, tutti voi che ci state seguendo, che qualsiasi cosa cercate di spiegare, noi qua la raccontiamo. Abbiamo tutti i dati possibili e immaginabili, non ci Immaginabili. Esatto, scappa nulla. Grazie, esatto. grazie, regia. Giustissimo, perché io mi ricordavo bene che Ricciardo, ragazzi, non è che ha preso da Verstappen. Anzi, come abbiamo visto, i primi 2 anni Ricciardo è arrivato davanti a Verstappen in classifica. Io ricordavo un Ricciardo in realtà più vincente. Invece, in questo campionato qui, 2 vittorie Verstappen, una Ricciardo. Però Ricciardo è stato molto più costante di Verstappen. Ricciardo è arrivato davanti in classifica. Quindi, ragazzi, primi 2 anni, Ricciardo davanti a Verstappen. E questo non si può. È vero che Verstappen era giovanissimo, tutto quello che volete, stava ancora facendo esperienza, faceva tanti errori, però Ricciardo è un pilota che non va assolutamente, assolutamente sottovalutato. Assolutamente non va sottovalutato. Ed è uno che, ripeto, ha battuto Vettel nella sfida con Vettel. 2 anni con Verstappen ha vinto lui la sfida. Cioè, parliamo di un pilota che. Sicuramente non ha, ripeto, non ha perso la sfida con Verstappen. Per cui Verstappen è un fuoriclasse, sì, assolutamente. Però anche lui, insomma, con Ricciardo ha fatto fatica. Con Ricciardo ha fatto fatica veramente ad imporsi come pilota nettamente più veloce. E l'unico, come dice Marierone, unico a vincere in ogni stagione, è un dato eloquente, ma è un dato eloquente che lui in tutti gli anni è andato più forte dei suoi compagni di squadra, secondo me. Cioè lui ha esordito in McLaren con il pilota più forte del mondo come compagno di squadra, che era Fernando Alonso, il pilota che aveva vinto 2 mondiali di fila, il pilota che in quel momento su cui la McLaren puntava, cioè la McLaren quell'anno voleva fare pilota per vincere il mondiale Alonso, pilota da far crescere in McLaren Lewis Hamilton. Invece si è ritrovato un Lewis Hamilton che, ragazzi, prime 7 gare in carriera, 7 podi. Prime 7 gare in carriera, 7 podi. È arrivato Poi è dal arrivato che nulla. faceva le conferenze stampa dove diceva: sono contento di essere compagno di Alonso, così Sì. mi aiuterà a capire dopo quattro gare che sta già vinto. Pazzesco, ragazzi, quello ha fatto 7 gare, è arrivato podio, 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 ha fatto capire subito che aveva una costanza pazzesca, una velocità pazzesca, stava per vincere il mondiale all'esordio.
Non ci dimentichiamo che a due gare dalla fine Lewis Hamilton aveva 17 punti di vantaggio. Ma aveva 17 punti di vantaggio e a quei tempi la Formula 1 dava 10 punti al vincitore. Cioè, è come oggi avere a due gare dalla fine 42-43 punti di vantaggio. Cioè, siamo su quell'ordine lì di grandezza. Cioè, una cosa, aveva praticamente vinto il mondiale. Poi è successo quello che è successo. Il mondiale l'ha vinto Raikkonen. Sicuramente i tifosi della Ferrari sono contentissimi così. Però, ragazzi, Hamilton è pazzesco. Hamilton ha fatto delle cose incredibili. Ripeto, l'anno d'esordio aveva accanto il pilota più forte del mondo. E forse è stato più forte del pilota che in quel momento era il più forte del mondo. Al suo primo anno di Formula 1. Quindi anche quando poi vediamo Verstappen, sì, due anni dietro a Ricciardo, qualcosa vuol dire. Cioè, Hamilton quei due anni non ne ha avuto bisogno. Perché Hamilton i primi due anni... Il primo l'aveva quasi vinto, il secondo l'ha vinto il mondiale, quindi non ha avuto bisogno neanche di quello. Il talento di Hamilton penso sia veramente, veramente indiscutibile. E comunque, quindi Maglierone su Alonso dice: secondo me ottimo pilota ma non fuori classe. Ma io Alonso lo considero comunque fuori classe, eh? Io Alonso lo considero comunque un fuori classe. Penso che come velocità sia quello più vicino di tutti a Hamilton, secondo me. Ma io penso che sia un fuoriclasse. Io penso che proprio che quello che invece voleva dire Lollo è un'altra cosa, probabilmente. Sì. Hamilton è proprio un'altra cosa. Sì, no, Lollo là sul fatto di Hamilton è stato chiaro. Su quello su cui non ero completamente d'accordo è il fatto di Leclerc-Vettel. Secondo me tra Leclerc e Vettel quello un po' più forte secondo me è Leclerc, se devo dire la mia. Però ripeto, andiamo su opinioni personali. Non è che Leclerc rispetto a Vettel come carriera non ha fatto nulla. Vettel comunque è uno che ha vinto 4 mondiali di fila, è uno, come dicevo, che ha fatto 9 vittorie consecutive, che è il record della storia della Formula 1. Ha fatto delle cose incredibili. Però secondo me come velocità Leclerc, in prospettiva Leclerc può dimostrare di essere più di Vettel. Al momento ovviamente Vettel come carriera è indiscutibile rispetto anche a Leclerc, perché Leclerc poi ha vinto delle gare ma non ha ancora vinto mondiali. Cose proprio pazzesche non ne ha ancora fatte, però penso che come velocità Leclerc sia veramente forte. Però non a livello di Hamilton, ovviamente. Quindi, insomma, comunque, quello su cui mi sembra che siamo tutti d'accordo in questo momento, anche in chat, è che Hamilton è il fuoriclasse assoluto. Questo mi fa piacere, perché sento troppa gente che mette in discussione Hamilton e secondo me è veramente assurdo. Mauro dice... I numeri vanno anche letti e contestualizzati. Assolutamente sì, giustissima considerazione. I numeri vanno sempre contestualizzati. Per questo dico, Vettel ha fatto un record pazzesco, 9 vittorie di fila, ha fatto 4 mondiali di fila, nessuno può toglierli. Però vanno contestualizzati. Se poi dopo tu, dopo che hai fatto 4 mondiali di fila, perdi la sfida col compagno di squadra, che arriva, che era Ricciardo in quel caso... Delle domande devi fartele. Quindi sono assolutamente d'accordo con quello che dice Mauro. Anzi, grazie per questi interventi, secondo me molto molto, come dire, imparziali, cioè comunque assolutamente condivisibili. E bene, quindi abbiamo parlato di Alonso, direi che abbiamo più o meno tirato fuori parecchi temi. Non so se dalla chat hanno qualche altra domanda, qualche altra curiosità, qualche altra opinione. Lollo ci dice: su Hamilton tutti super d'accordo, quindi secondo voi si riprenderà quest'anno o farà... Bah, allora, sul fatto che si riprenderà quest'anno secondo me incide molto il fatto della macchina, perché questa è un'altra cosa che abbiamo detto anche nelle scorse puntate. Purtroppo in Formula 1 tu puoi essere il fuoriclasse che vuoi, ma con una macchina non competitiva non ti giochi il mondiale. E viceversa, tu puoi essere un pilota mediocre, ma se hai la miglior macchina qualche gara la vinci e comunque puoi arrivare secondo in classifica. Cioè, io fondamentalmente Bottas lo considero un buon pilota, ma niente di più. Ed è uno... Ma io stessa cosa la farei anche con Perez. Anche con Perez? Ragazzi, Perez sta formando da 20 anni, Sì. Intanto... Maglierone dice: plauso ad Albon, bella gara. È vero, Albon con Williams. Con Williams mi sembra che è arrivato nono, se non sbaglio. Mi sembra nono.
Quindi veramente bella gara di Albon, verissimo, giusto sottolinearlo perché insomma la Williams è una macchina che anche andare a punti con la Williams sempre negli ultimi anni è un'impresa, quindi bella gara. Ricordiamo anche che Williams ha il pilota campione del mondo di Gran Turismo, certo Valerio Gallo. Esatto, Williams eSport, nel settore eSport la Williams ha Valerio Gallo. Nostro pilota italiano, romano, Umano ok? dall'altro. Esatto, romano, campione del mondo della Nations Cup di Gran Turismo, campione olimpico, avendo vinto le Olympic Virtual Series l'anno scorso, che ricordiamo sono state svolte su Gran Turismo Sport. E quindi sì, assolutamente campione del mondo e campione olimpico, però purtroppo sul settore Formula 1 in questo momento la Williams rimane l'ultima macchina del gruppo. Dicevo Ultima spiaggia. di Hamilton, che purtroppo secondo me dipenderà quasi solo dalla macchina, cioè se le prestazioni di Mercedes restano queste, anche Russell, come ho detto, secondo me è un pilota velocissimo, però alla fine Russell si sta facendo un ottimo mondiale perché riesce sempre ad arrivare, non fa errori, però più di quarto in una gara normale questa Mercedes non arriva, anzi, in una gara proprio normale più di quinta non arriva perché le due Red Bull e i due Ferrari sono nettamente di un altro pianeta, quindi si deve fermare qualcuno di quelli davanti e la McLaren può, e la Mercedes può arrivare quarta o terza come è successo un paio di volte, ma deve succedere di tutto davanti perché sennò in questo momento non ce n'è, cioè non è un discorso di Hamilton, lì purtroppo quando hai una macchina che è palesemente più lenta, quindi io penso che le prestazioni Hamilton deve innanzitutto cercare di stare davanti a Russell, questo sì, però in questo inizio di stagione, ragazzi, due gare che sarebbe arrivato davanti a Russell con la safety car è stato superato. Quindi ripeto: Hamilton in qualifica è 3-2 su Russell, quindi è avanti. Russell è avanti 4-1 in gara perché le due gare in cui Hamilton in qualifica ha fatto meglio di lui, poi con la safety car c'è stato il sorpasso. Mauro dice: Di Mick, che ne pensate? Ovvio che non ha il talento del padre, ma appostarci in Formula 1? È vero che ha vinto la Formula 2, però non era proprio il più veloce nemmeno quell'anno. Ha tanto margine secondo voi? O è Beh, allora questo? è vero che quell'anno non era il più veloce, però penso che alla fine ha vinto un gran campionato. Perché, come lui diceva, non era più veloce, secondo me è stato un bravo pilota. E un po' di margine ce l'ha, perché io lo vedo migliorare. Io lo vedo. Ah, secondo me, accanto uno dei piloti più forti, diciamo degli outsider, posso dire così. Sì. Della Formula 1, perché Magnussen, a mio parere, è quello che secondo me uno dei piloti che mi sorprende di più all'interno della F1 di quest'anno. Secondo me è un buon pilota. Poi, certo, non so se con una macchina competitiva, secondo me non può essere definito un fuoriclasse semplicemente già dal fatto che Magnussen comunque è nettamente più veloce. Sì. Però nella media, secondo me, è un buon pilota. Sì, sono abbastanza d'accordo, nel senso che Magnussen oggettivamente penso che questa sia stata la prima qualifica in cui Mick ha fatto meglio di Magnussen, perché Mick si è qualificato per il Q2 mentre Magnussen è stato eliminato nel Q1, però poi alla fine Magnussen è stato il migliore degli eliminati nel Q1, e Mick è stato il peggiore del Q2, quindi alla fine sono partiti, mi pare, quindicesimo e sedicesimo. Quindi è stata la prima volta che Mick ha fatto meglio in qualifica. In gara, per buona parte della gara, era davanti. E poi alla fine ha fatto un errore. Alla fine, mi pare che ha fatto un incidente alla fine. Si è colpito con qualcuno, insomma. Però qui ha fatto. Forse era stata una delle sue migliori gare. Però oggettivamente Magnussen gli sta praticamente sempre davanti. Cioè in qualifica, nelle altre gare, ha sempre fatto meglio Magnussen. In gara, finora, ha sempre fatto meglio Magnussen. Quindi sicuramente. Ok, Mauro dice grazie per la risposta, ne trovo abbastanza d'accordo, vedremo. Sì, grossi margini di miglioramento io pure non li vedo grossi. Ovviamente è il primo anno in Formula 1, qualcosa può ancora migliorare. Non so se potrà arrivare a meritarsi un top team, perché appunto se arrivi comunque quasi sempre dietro al tuo compagno di squadra.
Insomma, è difficile che un top team ti vada a prendere. Insomma, questo è un po' il discorso. Quindi direi che, insomma, siamo. Vedremo. Ancora giovane, però grosse possibilità per Mick non ne intravedo. È sicuramente un buon pilota, ma al momento direi niente di più.